Buonasera a tutti, grazie della vostra partecipazione. Un bellissimo evento questo, in occasione del 40° anniversario che ha visto alcuni cittadini amici meritesi che hanno rischiato la vita per salvare un ragazzo che stava annegando, questo 40 anni fa. L'augurio è che questi gesti, che questi possano ricorrere con una certa frequenza in positivo, perché noi come amministrazione pensiamo in positivo e abbiamo pensato così di ricordare con un piccolo gesto, un gesto spero sicuramente apprezzato e spero non criticato in maniera speculare da qualcuno che sa solo fare polemiche. Scusate l'inciso. Noi, come dicevo, pensiamo positivo e abbiamo pensato di ringraziare per quello che hanno fatto, perché il tempo purtroppo non si riesce a fermare, l'amico, il signor Lorenzo Malaspina, Peppe Tringali, a cui loro sono stati insigniti di medaglia al valor marinaro, e l'amico Giancarlo Liberati e Carmelo Liguori. Diciamo che ha fatto da apripista qualcuno che ha anche disegnato la storia di merito come assessore regionale, provinciale. Chi sicuramente non ha bisogno di presentazione, chi è l'amico, il fraterno amico, il papà, per me è come mio papà, il ragioniere Palumbo. Adesso se la consigliera Bruni vuole dire qualcosa, vuole aggiungere qualcosa, poi diamo una targa, un piccolo segno di riconoscimento a questi cari amici che hanno un po' creato con il loro gesto un momento che ha fatto anche un po' di storia a merito in positivo. Io, a nome di tutta l'amministrazione, e spero anche di interpretare sicuramente il comune sentire e la volontà, non di tutta, ma sicuramente della stragrande maggioranza dei cittadini di merito, vi voglio ringraziare per quello che avete fatto sicuramente da parte nostra e da parte di molti, apprezzato il vostro coraggio e la vostra abnegazione. Io ho... dimenticavo di ringraziare il nostro gancio, che è Katia Cutrupi. È stata lei a suggerirci un attimino e a ricordarci, perché qualcuno di noi, io onestamente non mi ricordavo questa ricorrenza, quindi grazie anche a Katia per questo suggerimento. Buonasera a tutti, ringrazio la vostra partecipazione e anche a coloro che ci stanno seguendo da casa, affinché queste gesta siano da monito anche per esempio per i giovani di merito, affinché vengano presi da esempio. Valori che è giusto tramandare, è giusto esaltare, il tutto anche semplicemente tramite una sola parola: grazie. Grazie a nome di tutti, a nome della gioventù, a nome dei giovani che non sapevano di questo evento, e che grazie a questa giornata, a questa premiazione, ne sono venuti a conoscenza. Grazie a tutti. Adesso facciamo un attimino parlare il ragioniere Palumbo. Io, come genitore, voglio dire ai ragazzi, ai bambini, anche ai tanti ragazzi che ci ascoltano, di prendere per buono il rimprovero che i genitori vi fanno. Interrogatevi invece quando i genitori non vi rimproverano, perché quando vi rimproveriamo è perché vi vogliamo bene. Ora il ragioniere Palumbo, che sicuramente non ha bisogno di prestazione, ci dirà qualcosa. Buonasera a tutti. Ricordo il gesto che 40 anni fa è stato fatto dai nostri amici, ed in particolare nel momento in cui si stava annegando un nostro concittadino, che questa sera non è presente, un nostro Nenetto Denaro, quello dell'Esso Carburanti, era lui che si stava annegando.
l'incoscienza o il coraggio e non lo so quant'altro possa essere di Giancarlo Liberati, che si è tuffato in mare senza salvagente, senza avere una protezione, le onde che erano alte 6-7 metri, forse la forza del mare era 8-9, si è buttato in mare e non riusciva più a uscire fuori. Di conseguenza Carmelo Liguori, che era nella zona, si è tuffato pure lui con una ciambella addosso, gliel'ha lasciata a Giancarlo e poi è venuto fuori Liguori e Giancarlo è rimasto da solo in mare. I marinai che erano sul posto con una barca abbandonata si sono lanciati ed hanno cercato di recuperare questo giovane. Tutti erano in pericolo. Da Melito sono arrivati sino a Capodarmi i motori si spengono di quella barca, cosa c'era? Stavano per essere buttati nelle rocce, cosa c'era? Riescono con l'aiuto della capitaneria di porto, con l'elicottero che da sopra sorvolava, eccetera, dando i soccorsi che potevano dare, arrivano alla capitaneria di Porto Reggio dove vengono salvati tutti e quindi scendono a terra. A terra c'era una marea di gente effettivamente, perché all'epoca Telereggio dava comunicazioni continue per questo tragico evento che si stava verificando e che comunque si è andato poi a buon fine. La Proloco all'epoca presieduta da me, nata per me la Proloco, l'ho gestita per 10-12 anni e chi della nostra età si ricorda certamente che Melito stava cambiando la cultura. In effetti abbiamo avuto momenti veramente di soddisfazione con l'amministrazione comunale, con la Regione Calabria, con la provincia di Reggio, con la Proloco stessa. Melito era tutti i giorni in festa, tutti i giorni cultura diversa da quella che c'è oggi. Melito era vivace nelle aziende, negli esercizi commerciali, nelle passeggiate che si facevano qui a Melito. Melito era un continuo movimento. Quando portavamo i gruppi folcloristici internazionali di 6, 7, 8 nazioni per ogni anno, incontri di pugilato, incontri di cantanti che abbiamo portato, i gruppi folcloristici, cosa? Miss Italia. Miss Italia a Melito pure. Miss Cinema Italia era. Miss Italia è stata fatta il giorno dopo a Delia Nova. Nuoto a Melito che abbiamo fatto ogni anno. E concorso di vetrine, concorso di cultura con Saverio Strati, concorso di pittura. Abbiamo avuto un momento a Melito per 10 anni veramente favoloso. E mi auguro che questi tempi ritorneranno. Mi auguro, perché effettivamente sono dei momenti che vale la pena ricordare, ma vale la pena pure praticarli. Quindi l'amministrazione comunale credo che anche in questo, sotto questa, con questa iniziativa porterà avanti con un bagaglio culturale iniziative che veramente meritano di essere a merito. Quello che vi dico è solo una cosa: vi andiamo incontro all'amministrazione comunale per poter dare la possibilità di gestire, perché la volontà ce l'hanno questi signori amministratori, di maggioranza e di minoranza. Non andiamo a lottare, dobbiamo lottare per Melito. Quindi dobbiamo fare un incontro che sia effettivamente di cittadini e di gente volenterosa. Da Melito è partito il giro ciclistico, è arrivato il giro ciclistico per volontà del sottoscritto. È stato un momento effettivamente che la gioventù ha partecipato pienamente, i giovani, gli anziani, tutti. Quindi ricordiamoci di queste cose e diamo un impulso anche all'amministrazione comunale, che merita di essere portata avanti. Grazie a tutti. Adesso è giusto far sentire che i veri protagonisti di questa questo splendido gesto che va verso lo spendersi per gli altri, il donarsi agli altri, questo che noi cerchiamo di
il sacrificio verso gli altri, il perdono verso gli altri, il prestare l'altra guancia. Adesso aggiro i veri protagonisti a cui va il sentito grazie di non solo di questa amministrazione, ma credo e spero di interpretare il comune sentire di tutta Melito. E a giro facciamo parlare quello che ha più capelli bianchi, credo. Così. Per me quello che ha fatto lei, signor Sindaco, mi sta bene. Io non ho nulla da dire. Io mi sono partito di dare la vita per un solo motivo. Vedendo la mamma di Giancarlo con i capelli a mano sulla spiaggia e lui, Giancarlo, liberato ogni tanto, e la mamma quando vedeva suo figlio con la mano si tarava tutti i capelli. E allora quando ci hanno detto 3-4 volte in una spiaggia così, dice, non potete salvare un essere umano. La volontà c'era, ma la possibilità no, perché era maltempo, non si scherzava col tempo. E allora c'era tutta l'autorità di Melito, compreso il comandante del Regio, e ci ha presi tutti i motivi. E noi, vedendo la mamma di Giancarlo in mezzo alla spiaggia con i capelli a mano, siamo decisi a quello che volete. Non era facile, per quanto era difficile, per andare a prendere a Giancarlo. E così, quando è venuta la legge e mi ha detto di andare, io ho accettato, però con un solo motivo, che se eventualmente mi succede qualcosa, la mia famiglia deve essere rispettata. E loro mi hanno risposto, vuoi che te la facciamo per iscritto o la parola? Sì, sì, una volta che sono morto, a me che mi servi la scrittura o la parola? L'interessante è che voi siete d'un gesto sincero. E così siamo andati, io e Giuseppe, e grazie a Dio ci è andata tutta bene. Quando siamo arrivati a Reggio, la mamma di Giancarlo aveva Giancarlo un metro così e non conosceva suo figlio, e io l'ho abbracciata e ci ho detto, signora, adesso state calma che suo figlio. Ecco, e si hanno abbracciato mamma e figlio. Io posso dire soltanto che quello che ho fatto l'ho fatto per la gioventù, che avevo 20 anni. Non c'era né coraggio, era la gioventù che lo faceva. Di tutto questo l'ho fatto con tanta passione e, come si dice nelle nostre attestate, con perizia marinare, perché non era facile intervenire, non era facile dare soccorso. Ci siamo io personalmente mi sono fatto prendere la gioventù, perché oggi non so se farei quello che ho fatto, ma di quello che ho fatto oggi mi domando se è stato giusto o sbagliato. Sì, è stato giusto. Ne sono orgoglioso di quello che è stato fatto, perché mi si è aperta una grande amicizia con Giancarlo, ci sentiamo fraterni, e di tutto ciò mi onora, mi ha fatto veramente tanto onore quello che ho fatto. Non serve altro dire, perché quando si fa un'opera buona è sempre bello farlo. E dico sempre, se c'è bisogno di intervenire, che si intervenga tutti, perché è giusto che sia così. Non lasciamo niente a se stesso. Se c'è da dare una mano, diamocela, perché ce n'è bisogno, oggi come oggi. Allora, volevo semplicemente parteciparvi, se le telecamere inquadrano il sorriso che vi circonda, la dice lunga. E di questo e per questo dovete essere fieri di quello che avete fatto, e lo siamo anche noi per voi. Niente, fa piacere ricordare quel momento di parecchi anni fa, un momento abbastanza
tragico che poi si è risolto in modo positivo. Va bene. L'amico Meluccio è abituato più a fare i fatti che non a parlare, e se non fosse stato per lui in prima battuta e poi per i due amici pescatori, e con tutte e tre mi lega ovviamente un'amicizia indissolubile che dura ormai da 40 anni, e io non sarei qui naturalmente. E questa è una vicenda che anche per la storia di Melito, mi dispiace che l'istituzione che abbiamo invitato non è venuto nessuno, ma qua negli scritti, nelle targhe, nelle medaglie ci sono i nomi di Sandro Pertini, di Giulio Andreotti, del ministro Fabbri, del sindaco compianto Nino Familiari, di Roberto Panzera che era vicepresidente della Prologo. Parliamo di una storia bella di Melito che purtroppo è un paese che spesso, anzi quasi sempre, assurge alle cronache per fatti negativi, e quando ci sono degli eventi belli, degli eventi significativi, spesso questi vengono dimenticati. E io voglio ringraziare il sindaco, quale capo dell'amministrazione e l'amministrazione comunale tutta, per avere avuto la sensibilità di ricordare questa bella storia, e che sia questa bella storia di impulso per i nostri giovani, affinché i nostri giovani abbiano e coltivino l'altruismo, coltivino il sacrificio e coltivino l'amore verso gli altri. Un'ultima chicca di carattere mistico: il 13 ottobre del 75 e il 13 ottobre di ogni anno si commemora anche il miracolo del sole della Madonna di Fatima. E quel giorno, mentre io ero in mare e non potevo sentire, poi me lo hanno raccontato, molti hanno sentito suonare le campane del santuario della Madonna di Porto Salvo. Però in effetti abbiamo domandato e nessuno suonò quelle campane. Pertanto, vede, la nostra protettrice, Maria Santissima di Porto Salvo, ci ha messo anche del suo per esaudire il desiderio di quella madre, di mia madre, che adesso ci sta guardando da lassù, che era disperata, come ha detto benissimo Lorenzo Malaspina, e per esaudire le parole e i sentimenti della mamma di Giuseppe, che anche lei era molto disperata e aveva paura per il figlio, così come la moglie di Lorenzo e tutti gli amici che hanno sofferto e gioito con noi in quella bellissima giornata. E non sapeva niente, però voglio dire, in quella io ringrazio tutti. E signor sindaco, prima di chiudere, sì, prima di fare la consegna delle targhe, se Katia si avvicina, io volevo sapere, qui è il 40° anno, se Giancarlo diciamo ogni anno ci sono state 40 cene, mi auguro. No, 40 cene, e se non ci sono state si deve recuperare, chiaramente. Questo è un impegno. No, perché ma siamo vicino. Tante l'abbiamo fatto. Conoscendo la generosità di Giancarlo, sicuramente siamo molto vicini, se non oltre. Comunque saprà recuperare senz'altro. Ci sarà occasione per altre 100, all'insegna che questo sia solo, diciamo, da apripista per il futuro di Melito, e che questo messaggio positivo possa fare veramente da apripista e possa essere seguito da milioni di altri messaggi positivi e di speranza per Melito, affinché Melito possa veramente crescere e rilanciarsi, perché non cerchiamo altro, noi ci stiamo spendendo solo e esclusivamente per il bene comune, per il bene di Melito. Adesso se Katia viene a fare anche una premiazione, faremo facciamo fare, ecco, ci alziamo, la prima premiazione la farà Maria Bruni, la consigliera Maria Bruni, la facciamo fare a Lorenzo Malaspina. Leggiamo la targa.
L'amministrazione comunale di Melito di Porto Salvo, in ricordo del 40° anniversario dell'eroico gesto compiuto in data 13 ottobre 1975, quando, sprezzante del pericolo per la propria incolumità, concorreva al salvataggio in mare di un giovane melitese in procinto di annegare, conferisce questa targa alla nostra amministrazione onorifica a Lorenzo Malaspina. Grazie. La seconda targa la facciamo consegnare al nostro ragioniere Palumbo, la facciamo a Giuseppe Liguori, Carmelo Liguori, chiedo scusa, ecco qua, Giuseppe Tringali, vieni. Cadia la consegna a Carmelo Liguori. E l'ultima la consegno io a Giancarlo, con affetto. Volevo ringraziare un amico che non c'è più, che è stato anche lui storia. Lillo, il famoso Lillo, il Checco. E vi prego di fare una cosa. Grazie. A Dagna, a Giancarlo di Berata, no? Non c'è che. Perché io sono andato a Roma? Va bene, e adesso l'amministrazione ha offerto anche un piccolo buffet pure, e ci fermiamo il tempo di fare. Lo facciamo qua. E lo facciamo, dai. Ok. Grazie naturalmente anche a Studio a Tele Merito e Tele Nuova Marina. Noi abbiamo girato un po' tutti e ci accontentiamo e siamo onorati della vostra presenza.